giornata comincia preparandomi un buon cappuccino. Preparo la schiumazza col mio solito metodo della spuma di caffè, quindi un cucchiaino di zucchero di canna, un terzo di cucchiaino di caffè solubile e un goccino d'acqua e monto. Nel frattempo il latte sul fuoco, perché dovete sapere che a me il latte scaldato al microonde non piace per niente, non so perché. Schiuma per il cappuccino pronta, ecco il latte, voilà! E il mio super cappuccino schiumosissimo è pronto per essere fatto fuori. Stamattina berrò il cappuccino accompagnato da questo piccolo plum cake al cioccolato, che è un plum cake bio al farro al cioccolato, buonissimo. Non ricordo la marca, però l'ho preso al Natura Sì ed è veramente delizioso. E questa è la mia colazione, ora vado di là che mi aspettano. Lo spuntino del mattino oggi lo faccio con voi, nel senso che prima di iniziare a fare un video mi riempio il pancino e me lo riempio, si fa per dire, con un pacchettino di pavesini ed un caffè e naturalmente il mio mezzo litro d'acqua che devo finire entro la mattinata. E allora questo sarà il mio spuntino in attesa di cominciare a lavorare. A dopo! Ed ecco il mio ricchissimo e buonissimo pranzo. Allora, oggi facciamo uno stravizio, ho poco tempo ragazzi, non avevo il tempo di cucinare a lungo, quindi ho fatto un piatto super veloce, bastoncini Findus che diciamo non andrebbero bene, ma io li ho anche in dieta quindi me li faccio andare bene, della zucca al forno che è il sostituto delle patatine e poi del... ehi, quello è mio! E poi delle patatine però non fritte ma al microonde. E questo è un pranzo che sazierà moltissimo, che una noce pesca e berrò mezzo litro d'acqua. Buon pranzo, mi devo sbrigare perché qui c'è un ladruncolo che mi ruba tutte le patatine. A dopo! E se non è un video live questo, veramente, in macchina ci spariamo un Nutella Big Ready, spostandoci da un posto di lavoro ad un altro posto di lavoro. Saluta papà! Ciao! Ecco, vedete, questi sono i veri What I Eat in a Day, quelli dove nulla è preparato, ma vi facciamo vedere solo la verità. Ecco, tutta la verità. Avevo questi in borsa, è come merenda, spezza fame nel pomeriggio. Stiamo facendo i monelli, quindi adesso mangio il mio Nutella Big Ready, che comunque non guardiamo di cosa è fatto, ma come calorie ne ha soltanto 96 e la giornata può riprendere con un sorriso. A dopo, ci vediamo per cena! Ed ecco la mia buonissima cena, sono 30 grammi di pane di segale, della zucca lessa, anzi fatta al vapore, con un cucchiaino d'olio, del rosmarino, pepe bianco e sale, basta, 30 grammi di speck totalmente sgrassato e, mi giro di qua, un uovo al tegamino con della salsa di pomodoro senza olio, quindi mangerò anche una bella mela che credo affetterò su un piatto e poi cospargerò di cannella. Tutto erorato da mezzo litro d'acqua. Buona cena!